La partenza con Simone Ortensi, che si è visto subito assalito da praticamente tutto lo schieramento. Ha perso invece un po' terreno Vecchiatini, ma Ortensi ha dovuto fare i conti con il ritorno di tutti i piloti, a cominciare da Davide Cordera, che ha provato a mettersi lì davanti, a mettersi in proprio scappando via. Qui il ritiro di Vecchiatini sportellato tra virgolette fuori, andato largo dopo un tentativo di sorpasso alle spalle poi di Cordera, si è stagliato la sagoma di Locatelli, e qui invece il contatto che è costato a Giorgio Molinari insieme a Biagioli il ritiro dalla corsa. Una rimonta smorzata, stroncata sul nascere, non a quella di Locatelli, che pian piano si è fatto spazio sempre più concretamente alle sue spalle. Continuava la bagarra con il tentativo di ritorno di Croccolino, con l'aggressività immarcabile di tutti gli altri, ma quello davvero immarcabile è stato Locatelli, che dopo aver preso il controllo della gara non l'ha più lasciato, scappando via e facendosi trovare irraggiungibile, a cominciare da Cordera, che chiude al secondo posto, e poi l'ottima terza posizione centrata con grande concentrazione e con grande caparbietà da Gagliano.